ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo ed ultimo episodio della Lega di Pokémon Diamante Lucente su Nintendo Switch. Nello scorso episodio abbiamo fatto fuori l'ultimo Super 4 con non poche difficoltà e oggi tocca a Camilla, la campionessa. Di Camilla so che il primo Pokémon è uno Spiritomb, quindi sto pensando un po' alla strategia per massacrarla, perché guardando comunque tutti i Pokémon che ha in squadra si trova con Spiritomb, Gastrodon, Milotic, Garchomp, Lucario, Roserade, cioè ha un team abbastanza misto, non tiene un tipo fisso. Quindi sto cercando di capire quale Pokémon mi convenga mettere davanti. Se inizialmente pensavo a Luxray, sto iniziando a pensare di non metterlo, perché molti dei Pokémon contro cui possiamo combattere, per esempio Garchomp o Lucario, lo uccidono, lo massacrano di botte. Quindi l'alternativa potrebbe essere Staraptor, anche perché Spiritomb, essendo spettro, potrebbe avere qualche difficoltà contro di lui. Noi proviamo la strategia, la nostra bellissima strategia con attacco X, eccetera, top strategia. Però prima di tuffarci nell'ultima stanza, signori, grazie del mi piace, in descrizione tutti i link utili, come la playlist per gli episodi precedenti. E domanda del giorno: secondo voi questo remake è più difficile dell'originale? Fatemelo sapere. Ovviamente la serie non finirà con questo episodio, ma ci saranno ovviamente i rematch, tutte le solite robe. Quindi preparatevi, perché adesso andiamo a fare la storia, signori. Andiamo a fare quella che sarà una sfida pazzesca. Pazzesca. Vabbè, dall'alto. Tutto bene. Grazie per il tuo aiuto al Monte Corona, te ne sono veramente grata. Tu e i tuoi Pokémon avete superato insieme ogni sfida che si è presentata, per difficile che fosse. Significa che siete riusciti a superare tutte le vostre debolezze. In questo modo avete acquisito una forza eccezionale, la vedo nei vostri occhi. Ma basta parlare, passiamo all'azione. In qualità di campionessa della Lega Pokémon, accetto la tua sfida. Ed ecco la musica. Siamo pronti a prenderle, questa è la musica contro cui perderemo. Sono carico, non vedo l'ora di prendere schiaffi. Ed ecco Spiritomb. Allora, prima di iniziare a cannone, devo fare una cosa buona e giusta. Va, parte prepotenza. Io, tra le tante cose, farei velocità X. Perché siamo lenti, siamo lentissimi. Velocità X e attacco X. Così iniziamo anche un po' a studiare il moveset di questi nostri avversari. Vediamo. Nero Pulsar, questo fa malissimo. Questo fa veramente malissimo. Nero Pulsar, sì. Bello sto Nero Pulsar. Come faccio? Tecnicamente lui è debole a folletto, ma io non ho niente di folletto. Nero Pulsar, di nuovo. Raga, io andrei kamikaze. Io andrei per il kamikaze. Baldeali. E namo, chicco. E namo a morì. E namo, chicco. Pochissimo. Quanto poco. Magari resistiamo con un PS. Magari ci vuol bene. Ma in che senso? Fortissimo il nostro Staraptor. Io andrei di aeroassalto. Senza shottarlo, senza fargli troppo male. No, frai, la bacca cedro. Serio? Non ho parole. Zero parole per quello che ho appena visto. Quindi sappiamo già che Staraptor contro di lui possiamo provare Crobat, che avvelena, ma lei fa ricarica tot, quindi non ne vale la pena. Tu hai le mosse lotta, non fanno nulla. Boh, proviamo con Luxray. Cioè, il nostro scopo adesso non è vincere, ma studiare il team avversario e trovare un modo per vincere. Se lo facciamo adesso, chi sono io per dire... Attiva il secondo effetto, attiva il secondo effetto. Non entra il secondo effetto. Fra, ma fa troppo male. Forse ho trovato l'inghippo. Ho messo Luxray primo e mentre uso gli oggetti per potenziarmi, lui fa solo sbigo attacco. E non mi attacca praticamente mai. Adesso ha usato Nero Pulsar per la prima volta, ma non stava attaccando fino a poco fa. Non stava facendo nulla. Proviamo a fargli scintilla per capire se i danni sono... non fa più sbigo attacco. Ecco, ok, one shot.
Vediamo se riesco a shottargli tutta la squadra così adesso. Perché se riesco, questo è un game changer. Gastrodon. Continuiamo a lottare. Voglio vedere se Sgranocchio ha più 6 in attacco. Quanto gli può fare? Perché siamo comunque più veloci noi. Ho usato velocità X. È più veloce comunque. Cioè, è più resistente comunque lui. Non mi shotta, non ce la fa. L'ha fatto per diminuirmi la velocità. Ma sono comunque a più 1 di velocità. Quindi probabilmente gli posso far fuori mezza squadra adesso. Sgranocchio. Eliminato Gastrodon. Mua! Posso effettivamente fargli fuori mezza squadra con questa strategia? Roserade? No, non cambio. Roserade non so se è più forte in difesa o difesa speciale. Mamma mia, evito la mossa. Cioè, è più veloce di me comunque, nonostante attacco velocità X. Buono! Buono! Ok. Aumento ancora di più la velocità. Milotic? No, teniamo. Dovrei essere più veloce di Milotic. Dovrei, sottolineo. Scintilla. Più veloce io. No, vabbè. Credo di aver rotto il gioco a sto punto. Ho rotto il gioco. Riesco a shottargli tutto. No, non cambio. Forse riesco a shottargli tutto. Se non mi attacca prima Lucario. Speriamo di no. Attacca prima Lucario. Congiura, cosa fa? Cosa si aumenta? L'attacco aumenta di molto. L'attacco speciale. Se reggi, scintilla. Non la reggi. Ok ragazzi, abbiamo trovato la strategia per sconfiggere Camilla. Ok, buono, buono, buono. Quindi il prossimo è Garchomp. È più veloce Garchomp o sono più veloce io? E farà terremoto? Farà terremoto? O farà danza spada? Cosa farà questo Garchomp? È l'ultimo Pokémon che le rimane. Sgranocchio. Attacca prima lui. Terremoto. No! Resisto! Attenzione! Per fare bella figura resiste. Sgranocchio dovrebbe essere one shot. No! No, ma in che senso? No! Mi sento tradito. Mi sento largamente tradito. Ma no! Ma che è sta cafonata? Non va bene così. Allora. Adesso dovrebbe fare... Ricarica Tot. Io faccio veleno denti. Ok, ricarica Tot, giusto. Comunque l'X-Ray così OP, rottissimo. Veleno denti che dovrebbe avvelenarlo. Sottino dovrebbe. No, non lo avvelena. Attenzione. Cambia tutto. Dragartigli. Forse la reggo. Sì, la reggo. Veleno denti, per favore. Avvelena. Non gli va di avvelenare. No. A sto giro, no. Che è sta cosa? Perché non avveleni? Che è successo, fra? Mi stai tradendo. Switchiamo, come è giusto che sia. Adesso farà terremoto. No, dopo questa mossa. Adesso fa dragartigli, vabbè, non mi fa nulla. Adesso farà terremoto. Io mando Staraptor. Prepotenza di Staraptor lo concia per le feste. E io farei assolutamente velocità X, perché devo essere più veloce io poi al turno dopo. Il punto è che adesso non so cosa farà. Danza spada? No, dragartigli. Però ha l'attacco a meno 1. Lo reggo. Buono. Farei baldeali. Ok, perfetto. Vabbè, carta vetro per forza.
Adesso fa di nuovo Dragartigli. Bono, va benissimo. Mando Empoleon, così mi fa terremoto. Ma mando Crobat. Curo Crobat, che siccome ha Dragartiglia a meno 1 dovrei resistere e posso provare a avvelenarlo. Sottolineo provare ad avvelenarlo. Proviamo a avvelenarlo. Cosa fa? Dragartigli farà? Dragartigli, eccola qua. Quanto fa? Meno di metà vita. Va bene. Accetto umilmente questa cafonata che ho appena visto. Perché è una cafonata quella che ho appena visto. Velocità X. Quindi sono più veloce. Terremoto non mi dovrebbe fare troppo. Perfetto. Perfetto. Non mi fa troppo parolone. In realtà mi ha fatto un botto di danni, ma vabbè. Sto aspettando il momento in cui missa. Si può missare? Puoi missare, per favore, un terremoto? Uno! Sto letteralmente aspettando in silenzio il momento in cui critta. Bella impuntura, eccola là. Mossa un po' bizzarra, vi dirò. Vabbè, Asco, adesso proviamo anche noi ad attaccare. Cioè, non possiamo continuare così. Io farei assorbipugno per iniziare. Tanto siamo più veloci noi con velocità X. Avessi fatto salto. Avresti fatto... l'avremmo killato. E adesso ci muoio. Carta vetra, adesso ci muoio. No, attenzione, Dragartigli. Morto. Ah... Tanto adesso gli fa la ricarica tot. Tanto adesso gli fa la ricarica tot. E non ho più la velocità X inserita. Non ho più velocità X. Avessimo fatto due calci salti avremmo vinto. Danza spada. Male. Malissimo. Vabbè, iniziamo un po' a sparare su Staraptor. Dragartigli. Malissimo questa. Che mal. Mando Staraptor. E famo prepotenza. Adesso farà tutto tranne terremoto. Quindi mando in campo Empoleon. Iniziamo a fare il giochetto. Dragartigli non lo sento molto perché appunto è poco efficace. L'ho sentito un sacco. Adesso farà terremoto. Quindi mando in campo Staraptor a scendergli l'attacco di nuovo. Sceso l'attacco. Buono, 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 buono. Dragartigli di nuovo. Quindi ha finito. Ha finito i pipì di terremoto, probabilmente. Ha finito terremoto. Se ha finito terremoto, siamo in vantaggio. Spero. Se ha ancora terremoto, cioè. No, danza spada, ok. Vuole assolutamente spammare. Iniziamo a spammare Surf. Andiamo di... Proviamo pozione max. Ma sulle attacco più 4. Cioè impazzito totalmente. Fa malissimo adesso. Dragartigli fa male cane. Cium, quanto male. Se ho fortuna comunque dovrei reggerlo.
Speriamo di avere fortuna. No, non ho fortuna. Tsium, resistiamo. E manda KO Medicham. Adesso ricominciamo il trick dello switch, così gli diminuiamo l'attacco. Il prossimo dragartigli lo reggo. Il prossimo dragartigli lo reggo. Retto, alla grande, retto, retto. Ma io farei una pozione max Pempoleon per forza. Dragartigli, buono. Perfetto. Siamo più o meno in quello stallo in cui reggiamo. Facciamo un altro surf. Malissimo questo. Mandiamo in campo Staraptor, va. È meglio. È meglio Staraptor al momento in campo. Scendiamo, facciamo scendere un po'. Danza spada di nuovo. Ma stai scherzando? Bra, ma che bestia vuoi diventare? Mi preparo. Mi preparo a un dragartigli che mi sfonda. No, velen puntura, attenzione. Super. Super. Farei un attacco rapido per la gloria. Sperando tutto nel surf finale. Di Garchomp. Di Empoleon su Garchomp. Signori miei belli. Che ce la mandino buona. Acqua getto. Acqua di sale. Surf. Acqua di sale. Non ci credo mai. Non ci credo mai. Ma quante ne usa? Ma quante ne usa? Vergognoso. Vabbè, un'altra danza spada. Quante ne... Cioè, sta puntando al one shot. Non ho capito. Ok, buono. Buono, si fa per dire. Ma perché un altro danza spada? Perché? Cosa sta puntando a fare? Letteralmente devo solo resistere. Abbiamo vinto. Ma come un'altra ricarica tot? Fimio, quanti ne sta usando? Non ci credo. Assurdo. Ok. Surf. Raga, mi sa che ha finito i pipì delle mosse. Abbiamo vinto noi. Ha finito Dragartigli, ha solo venpuntura, ma velenopuntura non può attaccarci. Eh già. Si gode. Oh mio Dio, sì. Oh mio Dio, sì, abbiamo vinto. Oh mio Dio, sì. Che massacro. Che massacro.
No, non mi frega nulla idropompa. Abbiamo vinto contro Camilla. Sottolivellato. Senza mosse OP, senza leggendari, ho vinto comunque io. Sono la nuova campionessa. Let's freaking go. Semplicemente eccezionale, una lotta a dir poco straordinaria. Hai dato ai tuoi Pokémon l'aiuto necessario per usare al meglio la loro forza. Sei stata un esempio di calma e sicurezza verso una sfolgorante vittoria. Hai due qualità fondamentali, passione e capacità strategica. Tu e i tuoi Pokémon insieme potete superare qualsiasi ostacolo si presenti sulla vostra strada. Questa è l'impressione che ho avuto lottando con voi. Sono felice di aver lottato, partecipato insieme a te alla nascita della nuova campionessa di Sinnoh. Prendi l'ascensore. Signori, abbiamo vinto alla Lega con i Pokémon sottolivellati. Che trauma. È stato un trauma. Mai più. Ecco Camilla che viene con noi. La stanza più avanti è la sala d'onore. Ed ecco Rowan, che se non vedi i ciuffetti dietro sembra Hawk. La tua ultima lotta è stata splendida. Oh, salve Prof. Rowan. Wow, che una ragazzetta che avevo chiesto aiuto con il Pokédex potesse arrivare fin qui. Non potevo fare a meno di assistere a questo momento di gloria. Guarda come sei cresciuta da quando ci siamo conosciuti. Ormai non posso più considerarti una bambina. Sei diventata un'allenatrice formidabile. Professore, il suo dono di scovare giovani talenti non delude mai. Da questa parte, per favore. Professor Rowan, anche lei, per cortesia. E siamo belli carichi. Siamo belli pronti. È passato molto tempo dall'ultima volta che sono entrato qui. L'ultima volta che è venuto qui è stato quando io sono diventato campionessa. Cioè parecchio tempo fa. Frozen, eccoti finalmente nella sala d'onore. I vostri nomi verranno registrati qui per i posteri. Posteri. Qui saranno immortalati i ricordi delle avventure che hai vissuto finora. Registra in questa macchina il tuo nome e quello dei tuoi Pokémon. Vi siete meritati questo onore superando le arde lotte della Lega Pokémon. Mamma mia. Che fatica. Ma ce l'abbiamo fatta. Godiamoci insieme la sala d'onore. Complimenti. Luxray al 59. Rapidas al 54. Che comunque ha fatto la sua porca figura. Staraptor al 57. Crobat al 56. Empoleon al 59. E me diciamo al 58. Tutti sottolivellati a schifo. Ma abbiamo comunque vinto. Il potere dei ricaricatot. 16 ore e 12 minuti. Solo. Mi aspettavo qualcosina in più. È andato proprio spedito, eh. Mamma mia, che dream team, signori. Che dream team. Sono proprio contento. Oh, titoli di coda? No, c'è proprio una cutscene. What? Bello! E ci vediamo alla fine dei titoli di coda, signori.
male come titoli di coda. Mi è piaciuto molto il cambio di visuale, anche quando faceva vedere i Pokémon leggendari. Azelf, Uxie, Mesprit. Comunque sì, abbiamo finito a tutti gli effetti la storia. Adesso dobbiamo fare tutte le cose secondarie, tra cui anche finire per esempio il Pokédex. Ma logicamente catturare anche i leggendari, ancora prima del Pokédex. Vedere tutti i segreti, vedere le cose secondarie, perché ci sono un sacco di cose secondarie all'interno di questi giochi. Io direi che comunque ci la salutiamo all'interno della nostra cameretta, in modo tale che così poi dal prossimo episodio riprendiamo esattamente qua, dove ci siamo lasciati. Grazie della visione comunque ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video il prima possibile. Alla prossima.